anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. Abbiamo da quella fine 2008, noi qui in Italia, parlato in questi tre anni il linguaggio della verità? Lo abbiamo fatto abbastanza? Tutti noi che abbiamo responsabilità nelle istituzioni, nella società, nelle famiglie, nei rapporti con le giovani generazioni? Stiamo attenti, dare fiducia non significa alimentare illusioni. Non si dà fiducia e non si suscitano le reazioni necessarie minimizzando o sdrammatizzando i noti critici della realtà, ma guardandovi in faccia con intelligenza e con coraggio. Ma zona compresa vede tra un chilometro 6 e 700. Però siamo a ripetere, e vedi che è di mia competenza. La zona di semafori in poi, fino a chilometro 22, è divisa a metà. C'è la mia famiglia che c'è. Ti saluto, compagno. C'è un forte abbraccio, c'è un forte commistione tra mafie, tra 'ndrangheta e Messore Deviata, che riesce quindi a gestire la cosa pubblica, che riesce ad entrare nella pubblica amministrazione, che detta le regole. Oggi la giurisprudenza deve essere orientata sui capitali. In questo momento abbiamo il gota delle organizzazioni spesso in galera e tutto il loro denaro in giro per il mondo e per l'Italia. Catene di pizzerie, ristoranti. Via Veneto. Passeggi per Via Veneto, ti fermi al centro di Via Veneto, alla strada della Dolce Vita, e incontri il Café de Paris, proprietà dell''Ndrangheta. Insomma, alla fine il riciclaggio e l'investimento delle organizzazioni è quasi considerabile come la spina dorsale di questo paese. L'Europa non è attrezzata dal punto di vista giudiziario per combattere le mafie. L'Europa è una grande prateria nella quale i mafiosi possono muoversi, scorrazzare. Tutti i trafficanti di cocaina italiani, latitanti, stanno in Europa, stanno negli Stati Uniti, abitano in Canada, vivono in Sud America e fanno i broker, e nessuno li cerca, perché la tendenza delle polizie, delle magistrature del mondo e conseguentemente quindi dei governi è quella di muoversi solo se c'è il morto a terra. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Io mi chiamo Emma Leone, ho un fratello che è morto
con un proiettile vagante. Avevo 14 anni. Dobbiamo costruire quei percorsi che siano liberati, che puntano ad aiutare a crescere uomini liberi e responsabili. Se io mi faccio intimorire, vuol dire che io non sarò mai libero. La città è mia e io la voglio tutelare, la città, perché sono cittadina, perché sono donna, perché voglio dire la mia. Essere libero come un uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare, e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Arreto, mezz'arreto, mezz'avanti, avanti. Dietro, mezz'arreto, mezz'avanti, avanti. I due a mezzo, i due fora. Arreto, mezz'arreto, mezz'avanti, avanti. Oggi l'etica non può più accontentarsi di essere solo giusta, deve diventare efficace. E l'etica, quando diventa efficace, delegittima il male. Cangiari è un esempio di questa filosofia. Se oggi Goel, un gruppo di imprese sociali, di giovani, soprattutto di donne, perché l'80% di Goel è donna, riesce nella Locride a produrre la realtà privata con uno dei più alti numeri di lavoratori dipendenti, allora vuol dire che questa scelta non è residuale, funziona sul serio e diventa un'alternativa vera per tutti. Partendo dalla nostra esperienza di neoimprenditori sociali, abbiamo capito che c'è un vero e proprio progetto di precarietà sulla nostra terra, perché la precarietà genera dipendenza e la dipendenza consente il controllo soprattutto dei voti e delle risorse pubbliche. Abbiamo capito che dietro questo progetto di precarietà c'era una parte dell''ndrangheta, la parte che ha fatto il grande salto, che si è arricchita, che è andata nell'economia legale, nella politica, che si era alleata con un reticolo di massonerie deviate e illegali. La speranza nella nostra terra oggi proviene soprattutto dall'universo femminile e grazie alle donne che esiste Goel. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Sempre resterà viva lei, bella e martire, che tutto quello che le chiede di dare. Niente di più seducente c'è di un'orchestra eccitata e ninfomana,
chiusa nel golfo mistico che ribolle di tempeste e libertà, turbinando nel vortice dove spariscono i paesi e le città, nel delirio di quei semplici e di quei soliti che arrivano fin là per vederlo dirigere.